Beh, è una sensazione bellissima, ci sentiamo veramente parte integrante con la città in questo momento, è una grande risposta della città, probabilmente qualcosina abbiamo fatto anche noi per far sì che questa città si attaccasse così alla squadra in questo momento, ma probabilmente ce l'ha proprio dentro Arezzo di suo e quindi è sicuramente una cosa molto bella, una grande emozione e come tutte le emozioni vanno gestite, non dobbiamo voler strafare. Questo sì, però dobbiamo essere presenti, presenti e dare ancora qualcosina in più, perché possiamo, abbiamo ancora dei margini e quindi possiamo dare qualcosa in più con tutto noi stessi. Cercheremo di fare veramente qualcosa di straordinario come prestazione. Ripeto, il discorso è sempre quello, quando no, si è detto anche settimana, sì, poi abbiamo detto e poi siamo stati di parola, e parlavo di prestazione nel senso che noi ci saremmo stati. Poi il risultato è figlio di tante situazioni, tante componenti, tante anche a volte anche casuali. Però la cosa importante è che noi ci siamo presenti con la testa, siamo presenti con il cuore, siamo presenti con le gambe, con tutti noi stessi. Noi quello ci siamo e ci saremo e dobbiamo esserlo ancora di più perché, ripeto, è una gara molto difficile contro una squadra forte. Sì, perché a velocità, a gamba e anche struttura sanno gestire bene anche le palline attive. Quindi hanno tutte le componenti ideali per fare dei blitz. Ho visto la partita con il Siena, devo dire che il Siena lì è stato abbastanza fortunato perché la gara l'ha tenuta quasi sempre in mano la Viterbese. È un po' come il discorso nostro dell'Olbia, quando tu poi fai tante occasioni, non concretizzi, con quelle squadre di qualità paghi. E quindi quando hai Marotta con questa gente qui che determina il risultato. Ma non cambia il valore della Viterbese. Quindi io mi aspetto una gara difficilissima e tiratissima fino all'ultimo secondo. Dobbiamo essere bravi anche noi negli ultimi secondi, come è successo per dire a Monza, e dobbiamo essere bravi anche in casa. Assolutamente migliorare questo che è proprio un discorso legato sicuramente a una parte tattica, tecnica, ma anche una parte emozionale. Beh, è ovvio che si è allenato bene, quindi è in fiducia in questo momento. Piuttosto di fargli fare 20 minuti, magari forse è meglio fargli fare 60 fatti bene che 20 così. Però è una valutazione che però effettivamente mi porto dentro, nel senso che lui si è allenato 9-10 giorni. Però è troppo importante la sua esperienza in questo momento. Ci serve insieme a Mosca dare un fattore importante dove si devono preoccupare anche gli altri. E quindi credo che la mia idea sia quella di iniziare con loro due.